Benissimo, siamo arrivati alla seconda sera di Sette Libri per Sette Sere. E chi chiamiamo ad avvicinarsi qua sul palco? Le nostre artiste orafe. Quindi lasciate i soldi da contare, lasciate i vostri gioielli che sono in buone mani e avvicinatevi. Benissimo, buonasera, buonasera. Allora ho il piacere di presentarvi le nostre artiste che sono delle orafe e abbiamo Arina Fiordaliso e Stefania Castellani. Allora io vorrei che voi esponete verbalmente il vostro lavoro. Cominciamo, te le faccio riprendere, mi sposto dall'altra parte. Ok. Perché non vede, avevo coperto la scena. Allora, cominciamo da Stefania Castellani. Allora, io sono molto emozionata, veramente tanto. Io vi ringrazio tutti, intanto la signora in particolar modo, che mi ha permesso di esporre qua, questa sera, tutto il pomeriggio questa sera. Allora, io lavoro il filo di rame da più di 10 anni e cerco di creare, di realizzare creazioni ispirate all'antichità, come le bobine egiziane, la spirale della Mesopotamia e altri lavori che realizzo sempre con un occhio di riguardo verso l'antichità, perché ritengo che il rame sia un metallo, oltre che essere versatile, si valorizzi molto in questo modo. Perciò tutto quello che faccio ha un sapore un po' antico, ecco, e poi mi piace antichizzarlo, dargli, diciamo, la sua identità, che per me è molto importante che sia così, si valorizza moltissimo in questo modo. Lo associo con le pietre dure, con gli Swarovski e i cristalli di vetro, con i fili, con i cordoncini in pelle anticata, perché mi piace molto che sia di ispirazione antica, ma nello stesso tempo molto leggero. Grazie. Io sono abito a Locri. Benissimo, abbiamo il e allora passiamo il microfono. Sì, prego Rina. Buonasera a tutti, non vorrei essere ripetitiva nel ringraziare la signora Simona. Io lavoro diversi materiali che va sia dal rame alla fibra di ficodindia, alla ceramica, all'acciaio. Poi ho una tecnica particolare che si chiama soutage, che è la tecnica che praticamente usano tanti russi per abbellire gli abiti cerimoniali. In questo caso vengono riprodotti dei gioielli incastonando tra delle trine in seta, tutte le pietre che sono prettamente delle pietre Miyuki si chiamano, e sono delle perline in vetro. Devono avere lo stesso calibro, altrimenti il lavoro viene male. Quindi lo possiamo definire un gioiellino di alta qualità. Come materiali diversifico, perché mi piace sempre rinnovare e creare nuove forme. Insomma, mi piace contemplare il bello, perché per me l'arte non è solo... l'arte per me è il linguaggio, è un linguaggio universale, lo definisco, no? Perché anche se ognuno ha un modo di vedere diverso, lì ti fermi, osservi e mette in comunicazione il mondo. E niente, sono emozionata perché non sono molto pratica con il microfono in mano, ma quello che mi piace molto è la manualità, insomma. E vi ringrazio ancora e sono felice di essere qui con voi questa sera. E dove ti possono trovare? Sempre a Locri. Io non ho un negozio di riferimento, perché è la mia passione che mi porta semplicemente a fare queste creazioni e poi esporle, come in questo caso questa sera la signora ci ha invitati, oppure nei mercatini artigianali. Grazie ancora. Grazie. Buon invece, grazie.
Arrivederci, a dopo. Bene, quindi Rocco Muscari lo conoscete, è il giornalista della nostra Gazzetta del Sud, il giornale di riferimento della nostra regione, così, vero? Non prendiamo qualcuno, no? E poi invece ho il piacere di presentare una mia collega, possiamo dire così, con cui abbiamo iniziato l'università e stavamo parlando di quando l'università si presentava con le strade, diciamo, con il fango alla caviglia. Bene, per dire che si può venire fuori con determinazione, con chiarezza di percorso. E stasera Antonella Reitano ci introduce nel mondo del ruolo della tracciabilità nella commercializzazione dei prodotti alimentari. È un tema, diciamo, non da poco. Quando noi ci avviciniamo a qualsiasi banchetto, sia che si trovi nel supermercato, sia che si trovi al mercatino del rione, ci chiediamo da dove proviene questa merce, che passaggi ha fatto. Bene, e allora cominciamo così e poi da cosa nasce cosa. Passo la parola allora al nostro corrispondente, al nostro giornalista. Grazie, Pino. Grazie, sono io. Sono io che ringrazio voi, è veramente un piacere stare qui insieme a voi, essere qui in una di queste, è la seconda serata di questo veramente evento culturale che, dicevamo prima, sono 11 anni, giusto così, e 11 anni, e spero che ci siano tante altre edizioni e che si possa crescere anche sotto l'aspetto delle serate, dei numeri soprattutto. Dicevamo, appena sono arrivato c'era il dottore che qui presente diceva la cultura, bisognerebbe parlare di cultura, i ragazzi andare nelle scuole, dalle scuole medie a salire. È vero, lo stiamo facendo. È difficile, ma ci proviamo. E ci stiamo anche riuscendo in alcune circostanze. Prima di entrare al vivo, mi piacerebbe sottolineare, andiamo noi nelle scuole, lo stiamo facendo, se riusciamo avremo modo, certo, gli impegni sono tantissimi, però riuscire a entrare nelle scuole e andare in alcune realtà, faccio un esempio, Platì, io 2 anni fa sono stato a Platì, abbiamo fatto un giornale con i ragazzi della scuola media di Platì e mi hanno veramente stupito, perché si sono presentati in modo sbagliato, che ci intendiamo senza andare oltre, ma nel momento in cui sono stati messi alla prova, ci hanno stupito perché hanno scelto loro gli argomenti e hanno scelto di parlare dei problemi e di come risolvere dal loro punto di vista i problemi che sceglievano loro stessi, solo alle strade, alle viabilità, alla mancanza di comunicazione con gli altri paesi, le difficoltà anche sotto l'aspetto della commercializzazione. E stiamo parlando di ragazzi che hanno 13 anni, 14 anni. E lì, dico, lo ripeto, ho visto un volto nuovo della Calabria, che poi va a chiudere quel cerchio che diceva prima il Presidente, quando loro sono andati all'università hanno trovato un'università che era completamente nuova, un passaggio differente e che ci ha portato e li ha portati poi comunque a crescere. E penso che ognuno di noi ha fatto dei passaggi e deve sempre ringraziare le generazioni precedenti. Io chiedo scusa di questo incipit, ma ci tenevo a parlare di questa realtà dei nostri giovani e parlare anche di paesi che sono ai margini o comunque ritenuti marginali rispetto alle grandi vie di comunicazione. E forse è lì che dobbiamo immaginare di dover concentrarci molto di più. Ho parlato di Platì, è stato un caso, mi diceva Antonella, mi parlava di Girella, no? che è anticipato perché lei è nata a Girella. Mio padre ha combattuto tutta la vita per avere l'autonomia, non è... E non è riuscita. Vai tu? Certo.
è questa. Sì, dicevo, sono nata a Girella. Mio padre ha combattuto tutta la sua vita perché Girella avesse l'autonomia, perché i rapporti non sono ottimali. Mio padre ha combattuto tutta la vita per avere l'autonomia. Ogni tanto qualcuno lo nega, ma io addirittura ho trovato un articolo su un giornale del 46 in cui mio padre incontrava il prefetto con mio nonno a Tisani proprio per parlare dell'autonomia. Ho passato i 5 anni più belli della mia vita. Che dovevo fare? Giocavo dalla mattina alla sera in strada, non c'erano, non ricordo che ci fossero pericoli. Chiaramente giocavamo con lo sguardo di chi si affacciava dal balcone di casa e ci poteva controllare, non ci muovevamo, però sono stati anni felicissimi. Io mantengo per quel paese un grande affetto e per gli amici d'infanzia. Purtroppo ne sono rimasti pochi perché Cirella negli anni 60 si è svuotata per via dell'emigrazione, sono quasi tutti in Australia o in Canada, però ogni tanto riesco a vedere qualcuno. Quindi non è stato un caso parlare di Platì e arrivare quindi a Cirella, e ancora oggi so che c'è questo un po' questo confronto tra le due realtà. E Platì ci porta a parlare di questo bellissimo nostro olio, l'olio d'oliva, l'olio extravergine d'oliva, la parte del biologico, insomma, che è molto importante per entrare nei mercati e entrare con prodotti di qualità. Io ho letto molto intensamente questo libro di Antonella, che voi conoscete, docente all'Unical, ed è una bellissima ricerca, sempre attuale, anzi dovremmo comunque veicolare molto di più e parlare, come dicevamo sempre prima con alcuni dei nostri ospiti, veicolare le bellezze e le particolarità e le peculiarità che abbiamo nel nostro territorio, anche e soprattutto sotto l'aspetto dei prodotti. I prodotti che stasera Antonella ci spiega come nasce, da dove nasce e che tipo di, ovviamente generale, questa opera, questo libro, perché nasce e dove vogliamo, cioè cosa vogliamo, come vogliamo trasmettere il discorso della tracciabilità, che andiamo subito al dunque, quindi di capire cosa serve oggi rispetto a quella che è stata un po' la ricerca. Sì, il libro nasce a conclusione di una ricerca che era stata fatta nell'ambito di un progetto con la Regione Calabria. Ciascuno di noi aveva studiato un aspetto. Io da aziendalista sono un ingegnere gestionale come formazione, quindi le discipline che insegno riguardano l'economia d'azienda, e quindi io ho curato la tracciabilità. La tracciabilità è l'insieme di procedure che ci permettono di appunto risalire dal prodotto finito alle origini del prodotto ed essere certi dell'origine, del luogo in cui la materia prima è stata prodotta, quindi dove vengono coltivati questi ulivi, ma ovviamente la tracciabilità viene molto utilizzata per i prodotti di una certa qualità e costa. Io mi sento un po' in difficoltà in questi periodi, perché questo è un periodo di recessione economica e so che tante famiglie non sono nelle condizioni di andare tanto per il sottile, perché chiaramente la tracciabilità, noi tecnicamente la definiamo, è un arricchimento del paniere di attributi del prodotto che si trasmette su tutte le leve del marketing, compreso il prezzo. E noi sappiamo peraltro che l'olio extravergine d'oliva ha un prezzo non basso. Però non facciamo mai una riflessione. Se spendiamo 15 euro per un litro di olio, probabilmente in una famiglia di 2-3 persone, usato con una certa oculatezza, perché non credo che nessuna massaia faccia la peperonata, ecco, è giusto che siamo in tema estivo, avete cenato, quindi si può parlare di cibi, se no vi faccio venire fame come mi dicono i miei studenti. È vero Aurelio, poi a una certa ora vi facevo venire fame. Ma usato con una certa cautela magari ci dura 10 giorni,
E non badiamo a 15 euro di carne, non badiamo a 15 euro di pesce, dovremmo anche riflettere su questo. Spendiamo una certa cifra, qual è? Perché non dobbiamo badare soltanto al prezzo, dobbiamo badare all'effetto prezzo e anche utilizzo. Sull'olio extravergine d'oliva io sento questa cosa, costa molto, lo si dice sempre. E si trascura anche quanto costi produrlo un litro di olio. Immagino che tra di voi ci siano dei produttori, se non per come dire mestiere, perché ce li hanno lasciati i nonni, i bisnonni, li conserviamo per le comodità della famiglia. Ma sappiamo benissimo che produrre 100 litri di olio oggi costa molto, anzi posso dire tranquillamente moltissimo. Io ho speso 4.500 euro per 80 litri di olio, non so fino a quando l'affetto per questa campagna mi porterà a continuare a spendere tutti questi soldi. La tracciabilità è importante adesso, perché è vero che ci sono famiglie in difficoltà economiche, e lo dico con una grande sofferenza questa, però è anche vero che c'è una ricerca per il cibo raffinato, esclusivo, queste trasmissioni televisive che a qualunque ora aprite ce ne saranno 3-4, questi ristoranti stellati, e poi c'è una fascia di età, perché noi segmentiamo il mercato, la fascia di età dei single o delle giovani coppie con al massimo un figlio, dai 25 ai 45 anni, come attività prediletta, vanno in giro per ristoranti stellati, per ristoranti che fanno cose particolari. Dell'anno scorso il ristorante abruzzino di Catanzaro era in cima alla classifica del New York Times. C'è anche da dire che sono cambiate le nostre abitudini di consumo, il pasto è stato destrutturato, non facciamo più il pasto principale allora alle 12:30 quando uscivamo da scuola, quindi all'1 è il tempo di arrivare a casa. Sono tante le cose che sono cambiate negli ultimi 40 anni e questi hanno generato, unitamente alle frodi alimentari, perché è triste dircelo, però chi ha i capelli bianchi come me ricorda l'agosto dell'84, mi pare, il vino al metanolo provocò, mi pare, 7-8 morti. Quindi così come noi siamo detentori di ottimi cibi, così come siamo capaci di fare dell'ottimo olio, e gli spagnoli sono orgogliosissimi in Andalusia, Jaén, dei loro 66 milioni di olivares, purtroppo siamo anche bravi a contraffarlo. Voi lo sapete, si colora, diventa verde, si pulisce, si deodora e si rimette sul mercato. Lo vediamo spesso in televisione, e quindi la tracciabilità, quello che c'è scritto sull'etichetta, purtroppo in caratteri molto piccoli, che quasi quasi ci impediscono di leggerli, servono, quelle informazioni servono per indirizzarci verso i prodotti che sono migliori. Io non compro più i fagioli, non mi sento di comprare fagioli che arrivano dalla Canada, dall'Argentina, da quanto tempo saranno in una stiva di una macchina? Così come non compriamo, credo, nessuno di noi, i pomodori che vengono dalla Terra del Fuoco. Purtroppo in 50 anni abbiamo combinato dei guai terribili. Se io mi ricordo Cirella, quando ero bambinetta io, purtroppo non solo 50 anni, ma 62, 63, mi ricordo, non vanno oltre, le case che avevano l'acqua erano pochissime. Adesso abbiamo tutto nelle nostre case e non abbiamo l'elemento fondamentale per la sopravvivenza. Compriamo l'acqua. Questo è paradossale. In 50 anni abbiamo ridotto i nostri paesi in questa maniera. Dovremmo riflettere su questo. E non abbiamo riflettuto e abbiamo sbagliato. Sono stata troppo lunga, no. Meglio più breve. No, assolutamente. È un piacere ascoltarla, perché io l'ho conosciuta tempo fa, la professoressa Antonella, è una persona che è veramente è piacevole ascoltarla, perché non dice mai nulla a caso. Veramente una di quelle, una donna calabrese vera, la donna moderna calabrese, che a me piace tantissimo, che si è fatta da sola e che oggi rappresenta un punto di riferimento per le nuove generazioni. E mi dispiace che sta quasi sempre a Cosenza e la vediamo di meno, però sarebbe utile che fosse più presente sul territorio.
Ma io vengo con piacere. Assolutamente. Anticipato qualcuna delle domande che avevo già preparato, ma perché è un argomento molto ampio, molto vasto, ed è facile poi andare a parlare a 360 gradi. Ritorno un attimo indietro sul passaggio della tracciabilità, le nuove metodologie di comunicazione, dai social al QR code, hanno aiutato, possono aiutare i prodotti locali, soprattutto a renderli più, pubblicizzarli meglio, parliamoci chiaro. Sui social io sono un po' scettica, un poco per generazione, io sono figlia della meccanica come un po' quelli che hanno la mia età, i giovani sono figli dell'elettronica, i social poi vedo che scrivono di tutto e di più, tutto il contrario di tutto, e se poi uno ha in antipatia il produttore XY scrive sui social ho preso un litro di olio e mi sono avvelenata, no, io andrei più ai social, non do tanto affidamento io personalmente, e non credo che lo meritino, perché leggo di tutto, veramente di tutto, però fanno parte della nostra vita e non possiamo non studiarli, non tenerli in considerazione. Io sono per le forme di comunicazione più tradizionale, regolate, e perché per quanto riguarda questi prodotti ci sono i marchi di tutela che rispondono ai protocolli della regione, della comunità europea, a secondo del marchio di tutela di cui stiamo parlando. Questi credo che siano più affidabili. Ci possiamo affidare quindi ai marchi IGP DOP? Quelli sì, perché seguono dei protocolli anche molto stretti a volte sul luogo di produzione, sulla metodologia di produzione, sul modo in cui sono conservati, sul modo in cui sono trasportati. Sì, su quelli sì, anche perché non è facile avere il marchio di tutela. Posso però aggiungere una cosa, sì. Io IGP, DOP, marchi di tutela, leggere le etichette, dovremmo, a mio modesto avviso, essere più veloci, più rapidi, perché proprio attraverso i social, attraverso anche il TikTok stesso, si arriva molto di più ai giovani e le nuove generazioni devono comprendere che noi abbiamo questi prodotti. Non so, su questo io andrei a fare una ricerca ad hoc. Lei che ne pensa? E però bisognerebbe trovare il cosiddetto influencer giusto. Io però personalmente credo che in un paese civile gli influencer non dovrebbero esistere. Credo che ognuno dovrebbe avere le sue opinioni, dovrebbe essere in grado di analizzare una cosa, dovrebbe essere in grado di analizzare una procedura e scegliere. D'altronde abbiamo visto che fine ha fatto l'influencer più famosa d'Italia. Questo è un discorso che riguarda l'economia, riguarda la comunicazione d'impresa e riguarda la propaganda, perché la pubblicità si paga, rispetta il giurì di autodisciplina, rispetta le procedure che vengono, e quindi non deve offendere le razze, non deve offendere le religioni, deve essere rispettoso delle persone, eccetera, eccetera. Però anche la pubblicità a volte non è che dica sempre, se voi avete fatto caso, sui parafarmaci non dice distrugge questa malattia, dice vi aiuta a combattere la malattia, perché è controllata, però la veridicità delle fonti, ma chi si sente di assicurarla al 100% obiettivamente? Ma chi si sente anche per la propaganda che non viene pagata e quindi è certamente più veritiera della pubblicità, di dire che una qualunque persona non sia influenzata da un suo interesse personale? Io non mi sento di dirlo, non lo dico in aula, non lo posso dire qui. Lei parlava prima dei protocolli regionali e ci sono anche ovviamente quelli europei. Sì. Questi protocolli ci garantiscono che, o meno, che non ci siano, dicevamo prima, delle truffe
soprattutto dei nostri marchi. Lei mi fa una, tu mi fai una domanda difficile. Io tengo i capelli bianchi, ormai io vedo truffe dovunque, perché le ho viste dovunque, ho visto tradimenti di amici, di colleghi, di tutte le cose. Però credo, no, questo sono convinta, che tra la massaia di Voghera che dice una cosa in televisione, dice ho cucinato lo stufato con quest'olio e i miei ospiti mi hanno fatto lodi infinite, e un disciplinare della regione, mi sento di dire che è un po' più sicuro. Non escludo che i disciplinari non vengano fatti, forse non dovrei dirlo, ma che non vengano fatti all'italiana e alla calabrese. No, onestamente non mi sento di escluderlo, però insomma certi requisiti devono essere rispettati. Nel libro lei ha approfondito la parte della internazionalizzazione dell'olio d'oliva del Consorzio Olivicolo Terre di Calabria. A che punto siamo su questo percorso? Ma i paesi sono diversi, noi avevamo studiato l'Inghilterra, avevamo studiato la Svezia, i paesi sono diversi, noi siamo un po' distratti sulla qualità dei cibi, noi badiamo più all'appariscenza, invece nei paesi del nord d'Europa sono molto più attenti di noi rispetto alla qualità, molto di più, e quindi ballano di più ai prodotti tracciati. Certo, noi all'estero abbiamo una fama come ottimi ospiti, ottimi produttori di cibo. I nostri cibi sono famosi, ma che i nostri cibi sono famosi ce l'hanno detto i viaggiatori dei Grand Tour, perché io a un certo punto ho detto: ma chi lo dice che si mangia bene in Calabria? Non lo possiamo dire noi. E allora ho cominciato a leggere tutti i viaggiatori, tutti i libri dei viaggiatori dei Grand Tour. Stanno dando in questi giorni, forse l'avete visto, Il sentiero dell'inglese, che è affascinantissimo, parla di questo di Lear che fa il giro della provincia di Reggio Calabria a piedi, e ovviamente si dovevano fermare da qualche parte, c'è lui, c'è Swinburne, c'è l'abate Sennon che si ferma giusto a San Condoianni e fotografa lo scenario di Condoianni, e tutti i viaggiatori dei Grand Tour riportano questi begli ulivi, a parte i fichi d'India, tutti, ma quasi tutti parlano di ulivi, di prodotti molto buoni. Guido Piovene, che secondo me ha scritto uno dei più bei libri e ci ha pittato a noi calabresi, scusatemi il francesismo, in una maniera fantastica, perché dice che in Calabria la socievolezza non sempre è amore. E come ha fatto a capirlo in pochi mesi, quando noi non l'abbiamo capito se non dopo 30 o 40 anni? E lui dice che di aver mangiato a Castrovillari, per esempio, le migliori soppressate d'Italia, di aver mangiato a Cosenza delle patate appiccicose, non sapeva che si chiamano le patate impacchiuse, però non gli piaceva il peperoncino. Però lui dice: peccato che i cibi qui siano infuocati di questa polverina rossa. Per il resto va a mangiare a Casa Scaglione, a Gerace, Swinburne, va a mangiare a Bagalavi, a casa di Michele Pannuti, che oggi la casa di Michele Pannuti è patrimonio architettonico, va a mangiare una pasta molto semplice, del vino buono e neve brillante, perché allora i frigoriferi non c'erano, c'era la fossa del ghiaccio sotto la casa, e si faceva la scirubetta, non so chi si chiama qui così, scirubetta, Cosenza la chiamano scirubetta, con il limone, o lì il miele di fichi. Qui da noi il miele di fichi non si fa, ma a Cosenza è molto famoso il miele di fichi. Quindi anche l'ombroso, che per noi calabresi non è che avesse grandi simpatie, insomma, anche lui parla bene dei nostri cibi, e devo dire, mi è piaciuto, perché ha giustificato la nostra pennichella pomeridiana, ha detto che fa così tanto caldo, e oggi l'abbiamo visto, che è impossibile non riposarsi nel pomeriggio, e non so perché lui la definisce infingarda bizzarria. Quindi quando andiamo a letto alle 2 stiamo procedendo a un'infingarda bizzarria. Quindi tutti i viaggiatori dei Grand Tour, io evito adesso di aprire il computer per questo, perché vi annoierei, insomma, io qui penso di essere stasera a fare una chiacchierata tra i tanti amici che ci sono, tra le compagne del liceo, gli allievi dell'università, i colleghi, oggi colleghi, i colleghi dell'università, gli amici, eccetera. Quindi non vi faccio vedere, ma tutti i viaggiatori dei Grand Tour apprezzano i prodotti
Gissing, che fa il viaggio lungo il Mar Ionio, parte a Crotone e arriva a Reggio Calabria, e si emoziona perché nel nascente museo di Reggio Calabria, nel libro delle presenze, legge il nome di Lenormand, non uno qualunque. E tutti raccontano dei cibi buoni della Calabria, dei prodotti della terra. Addirittura Lombroso dice che qui, nonostante la terra sia completamente abbandonata, le piante crescono da sole, fioriscono e fruttificano da sole. Citano le arance, citano gli agrumi, citano, ma quasi tutti citano gli ulivi. Un'altra ricerca che ho fatto molto carina, un trappeto di San Procopio, pluripremiato, partecipò nel 1911 all'esposizione che si tenne a Torino per il cinquantenario dell'Unità d'Italia, ed ebbe anche lì ottimi riconoscimenti, perché noi stiamo parlando di un olio d'oliva extravergine, ma prima il nostro olio, che veniva raccolto, come ripeto, che ha i capelli bianchi come me ricorda, veniva conservato e veniva macinato dopo un po' di tempo, era l'olio lampante che veniva mandato in Inghilterra per accendere le lampade nelle strade. Il nostro olio ha fatto un salto di qualità enorme, anche se questo salto di qualità ha sacrificato gli alberi secolari. Perché gli alberi secolari che fanno parte dei nostri ricordi, della nostra infanzia, della nostra cultura, della nostra storia, purtroppo non ci sono più, ne erano rimasti molti, se ci avete fatto caso, lungo la Rosarno Gioiosa, ma adesso, prima c'erano sulla Rosarno Gioia Tauro, adesso sulla Rosarno Gioiosa, però sempre più spesso vedo che vengono capitozzati, perché adesso le olive, sia per la concia, sia per l'olio, devono essere raccolte quando sono ancora verdi e devono essere macinate subito, quindi purtroppo i vecchi ulivi secolari non possono essere più considerati per l'olio extravergine d'oliva. A tal proposito, penso che Antonella hai una proposta da fare. Sì, io sono molto legata al mio passato, d'altronde si sa, quando gli anni a venire sono molto meno. No, molto meno, non meno, dai, se no sono catastrofica. Quando gli anni che ci aspettano sono in quantità minore di quelli che abbiamo vissuto, pensiamo al passato, i ricordi ci rinfrancano, ci commuovono, ci fanno compagnia, e allora a me dispiace che le future generazioni non conosceranno questi ulivi secolari della Calabria. Io l'ho già detto in contesti politici, accademici, l'ho detto in televisione la settimana scorsa con il presidente con Massimino Magliocchi, che è presidente della coltivazione della produzione dell'olio extravergine. Vorrei che i nostri politici conservassero un piccolo appezzamento, 10 ulivi secolari, e ne facessero patrimonio dell'umanità. Vorrei che restasse, che i nostri pronipoti potessero vedere questi ulivi secolari, perché se no non li vedranno mai, non sanno che cosa significa. Mi piacerebbe proprio questo. In Spagna ho visto una ventina di anni fa un palmeto che è patrimonio dell'umanità e che ha fatto parte del nostro giro turistico, perché adesso mi sposto, vado al turismo, ma il turismo è fatto di tante sfaccettature. Le signore mi hanno ricordato che stiamo anche facendo una ricerca sul fashion tourism. Le persone che vengono a fare i turisti in Italia comprano quasi sempre prodotti della nostra moda, perché la nostra moda è a livelli superlativi. Per cui se noi riuscissimo anche in Calabria a creare dei percorsi turistici che uniscono la gastronomia, la moda, potrebbe essere una maniera per sviluppare. A tal proposito, quindi, scusami, no, appello, se c'è qualche politico tra di voi, promuovete il patrimonio dell'umanità di Ulivo. A tal proposito, dicevo anche prima, ci sono dei progetti, dei fondi, dei finanziamenti regionali che prevedono i campi di salvataggio. So che ci stanno lavorando. Io ho avuto modo di lavorare nella nuova progettazione con il GAL, tra l'altro il primo come punteggio in Calabria, quindi su 100 abbiamo avuto 97 punti.
e tra le altre, tra i percorsi ci sono anche questi qua. Anche con la precedente programmazione erano previsti i campi di salvataggio e alcuni ci sono. Ora, siccome la vecchia programmazione non la conosco bene, però mi dicevano che ci sono, anche per quanto riguarda i vigneti, insomma, le erbe, tutto questo passaggio qua. Aggiungo un altro tassello. Ma non come patrimonio dell'umanità. Quindi ci vuole un altro passaggio perché diventino patrimonio dell'umanità, perché il massimo riconoscimento, certo, è quello. A me non piace dire protetti dall'UNESCO, mi piace dire patrimonio dell'umanità, e mi piace pensare che un pezzetto, una foglia di quell'albero mi appartiene, così come mi appartiene un pezzo di un monumento o un pezzo della, un ciottolo della Via Appia, oggi divenuta patrimonio dell'umanità. Aggiungo un'altra cosa riguardante alla moda. Oggi sono stato a pranzo con una nostra concittadina di Gioiosa Ionica, mi ha sottolineato Gioiosa Ionica, che ha un atelier di moda a Parigi. Era insieme a un collega delle Figaro, e a un architetto, anche lui francese, e sono venuti in tour per conoscere il nostro territorio. E ovviamente li ho invitati a visitare tutta la nostra Locride, tutta la nostra Riviera dei Gelsomini, non dimenticando veramente nessun paese, ma nessuno, perché noi abbiamo delle peculiarità paese per paese che sono fantastici da visitare, da vedere. E questo perché ho insistito in questo senso? Perché proprio la nostra, si chiama Celestina Agostino, questa signora, mi ha detto che lei si ispira con la sua nella sua moda al nostro territorio, al nostro passato, no? E che molte volte, quando specialmente va a fare gli abiti da sposa, va a ricostruire un po' quelli che sono, insomma, le nostre tradizioni anche nella parte degli abiti, dei vestiti. Quindi io, non dimenticate di guardare tutte quelle che sono i nostri territori. Lei rimarrà fino al 24 di agosto e faremo in modo di rivederla, anzi vi anticipo che una sera la passerà proprio a Siderno, perché insieme a Enzo Mollica, il gruppo, insomma, del club, a Enzo Club di Siderno, abbiamo invitato, insomma, a venire qua. Detto questo, poco fa giustamente abbiamo parlato di un periodo di recessione economica dove le famiglie hanno la difficoltà di accedere, insomma, a dei prodotti che costano, e questo è un conto, però contemporaneamente proprio la pubblicità ci insegna che in questo momento bisogna investire di più. Secondo lei, secondo te Antonella, cosa può fare la filiera, la nostra filiera, per pubblicizzarsi e investire meglio proprio in questo momento? Allora, intanto dobbiamo tenere conto che c'è la segmentazione dei mercati. Noi non possiamo pensare di fare un prodotto che vada bene per tutti. Possiamo pensare, ogni azienda si attesta su un livello alto, su un livello medio e su un livello basso. Avete visto come si sono sviluppati gli hard discount? E gli hard discount sono sviluppati perché c'è una recessione economica. Erano già comparsi negli anni 90 e così come sono comparsi negli anni 90, dopo un poco sono scomparsi. Perché noi siamo abituati a trattarci bene, dobbiamo dirlo, adesso sono una necessità. E le madri di famiglia, soprattutto di quelle che hanno i figli maschi, perché questa è una delle differenze di genere, i maschi mangiano più delle donne, poche sono le differenze di genere, questa è una. Che possiamo fare? Ogni azienda decide di attestarsi su un certo livello. Se decide di attestarsi su un livello alto, deve intanto mantenere il livello di produzione a un'elevata qualità, e deve comunicare attraverso i canali di distribuzione giusti, attraverso le comunicazioni giuste. È chiaro che a quel punto l'olio costoso e di alta qualità all'hard discount noi non lo dovremmo trovare, perché io dicevo appunto nel mio libro, la tracciabilità si ripercuote sulle quattro leve del marketing, che sono il prezzo è più alto di un prodotto tracciato. Il prodotto, perché arricchisce il paniere di attributi. Noi non compriamo mai un prodotto perché ci piace per un solo aspetto, noi compriamo quel prodotto perché osserviamo diverse peculiarità, e più ricco è il paniere di attributi di quel prodotto, maggiore è la propensione ad acquistarlo.
può essere la facilità di aprire la bottiglia. A volte compriamo delle bottiglie che sono difficili da aprire. Mi viene in mente un tonno che viene fuori forse 20 anni fa, nelle case di me che sono vecchie c'è l'apri boîte, perché qui si parlava francese, quindi l'apri scatola la chiamavamo la boîte. Nelle case dei giovani non c'è, perché c'è il sistema, addirittura il primo si chiamava Easy Peel, ma non come era giusto in inglese, proprio Easy Peel. Adesso credo che non lo usiamo più l'apri scatola, perché sono con un sistema più moderno e più funzionale. Le cose che noi compriamo, per cui spendiamo soldi, ci permettono di fare due cose: ci rendono la vita più comoda oppure ci guariscono. Queste sono le cose, ci guariscono o ci tengono a bada alcune malattie. Per esempio l'olio d'oliva è uno dei prodotti della dieta mediterranea, è un ottimo lassativo senza avere nessuna controindicazione e avendo peraltro un prezzo molto inferiore ai lassativi, alle centinaia di lassativi che ci sono in commercio nelle farmacie e nelle parafarmacie. Ma l'olio d'oliva è uno degli alimenti di base della dieta mediterranea, che è patrimonio dell'umanità, perché a un certo punto c'è bisogno di un organo superiore che sancisca che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, che cosa è vero e che cosa è falso. Quindi la tracciabilità poi arricchisce il paniere di attributi, aumenta il prezzo inevitabilmente, ci porta a scegliere il giusto canale di distribuzione. Quindi anche i supermercati, se ci avete fatto caso, sono stratificati. Un po' meno qui in Calabria, ma io mi ricordo quando perfezionavo i miei studi a Manchester, le cose migliori c'erano da Sainsbury e da Tesco, poi c'era Quicksave e poi c'era sotto Asda e addirittura Netto con i prodotti più scarsi. Quindi si sceglie il canale distributivo migliore, che adesso siamo moderni, piace ai giovani questa cosa, e l'e-commerce. A me non mi piace per due ragioni. Se poi accendo il computer vi faccio vedere, non mi piace per due ragioni. Uno, il negozio ha un ruolo sociale. Pensate ai nostri paesi. A Cirella, che si faceva la sera a Cirella quando io ero bambinetta? Si andava in un negozio e si chiacchierava, ci si sedeva d'estate davanti al negozio e si chiacchierava. Ma anche noi che siamo del sud, perché ci ha messo più tempo da noi il commercio elettronico a svilupparsi? Noi andiamo a comprare un vestito in uno dei negozi che sono qui e diciamo si sposa la zia, si sposa la cugina, la signora della boutique ce lo chiede perché dice che così non ci dà lo stesso vestito che ha dato a un'altra invitata. Ma noi usciamo da quel negozio dopo aver spiegato tutto di quello che ci serve per... È chiaro che se voi andate al nord della Francia le persone non dicono una parola, quindi non si sa. E allora il negozio ha un ruolo sociale, ha un ruolo anche di sicurezza, perché fino a che i negozi sono aperti una ragazza cammina tranquillamente, quando i negozi chiudono una ragazza non cammina più tranquillamente, ma anche un adulto. Io mi ricordo gli anni terribili di Torino, alle 7 di sera, tra le 7 meno 5 e le 7 di sera la città si trasformava, alle 7 meno 5 era ancora piena di gente, alle 7 di sera era un fuggi e non c'era più nessuno. Negli anni 70, chi c'è stato se ne ricorda, gli anni di piombo eccetera eccetera. Quindi il negozio ha un ruolo sociale, poi mi piace chiacchierare con la persona, mi piace farmi anzi anche consigliare. Da dove viene questo prodotto? Chi lo produce quest'olio? E mi piace stabilire un rapporto di fiducia che crea quello che adesso sta scomparendo, la fedeltà al punto di vendita e la fedeltà alla marca, la fedeltà al prodotto. Eravamo fedeli fino a 10 anni fa al caffè. Se ci pensate, compravamo sempre lo stesso caffè. Da quando ci sono queste offerte promozionali, compriamo il caffè che costa di meno. Quindi lo scenario è cambiato. Perché non mi piace il commercio elettronico? Perché produce troppa spazzatura. Dodo, che ha come, se poi apriamo vi faccio vedere una immagine, Dodo ha come simbolo un animale estinto. Mia nipote ha comprato un paio di orecchini, anzi poi ha scoperto che era un orecchino da solo. Lei dava per scontato che fossero due. Questo orecchino, che sarà di pochi grammi, era contenuto in tanto di quel materiale che io ho riempito un divano tre posti. Carta, cartone, paglietta, buste, fogli di carta. Ma noi dobbiamo pensare anche quanto costa un pacchetto che arriva a casa nostra, così, di queste dimensioni, di 10 grammi,
quanto costa all'ambiente, di stress di questi poveretti che ci accorgiamo, bussano e scappano perché non possono perdere tempo, quanto costa di carburante, di inquinamento, eccetera, eccetera, eccetera. Effettivamente abbiamo notato che invece di diminuire, facciamo ulteriori danni all'ambiente con l'e-commerce, stranamente, doveva essere diverso, deve essere il contrario, invece no. Ma una delle peculiarità del centro del negozio è questo smistamento dei materiali, e il numero di collegamenti che bisogna fare tra venditore e acquirente. Il negozio serve a questo, serve a moltiplicare i rapporti. Effettivamente è così. Io volevo andare su una notizia che in questi giorni sta a capolino su tutte le testate nazionali, e riguarda la ZES unica. Avevo accennato prima Antonella di questa nuova opportunità che il governo attuale, specialmente in queste ultime settimane, sta spingendo molto per creare questa zona speciale per l'economia delle 8 regioni del sud, quindi non solo la Calabria, ma insomma dalla Sardegna al Molise, la Campania, la Sicilia, alla Puglia stessa, che doveva essere più avanti, ma insomma viene rivocitata insieme al Molise e a noi. Che ne pensi di questa nuova idea di concentrarsi su una zona economica speciale che riguardi tutte le 8 regioni del sud? Allora, è una domanda difficile questa, perché io li ho visti gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, l'ho visti da ragazzina, la legge 183, la 285, sono stati tanti, però purtroppo non hanno portato allo sviluppo che noi aspettavamo, e a questo sviluppo di cui si parla da sempre. Negli anni 70 la Calabria inseguiva il sogno dell'industrializzazione, ce lo ricordiamo, poi non c'è stato, forse è meglio, perché a Crotone ci sono tanti di quei casi di cancro che mi fanno pensare che le misure di sicurezza non sono state svolte come dovevano essere. Ma già penso al famoso pacchetto Colombo, quello che attribuisce a Cosenza, dopo però dei cambi, perché l'Università della Calabria intanto nasce quando non ci dovevano essere tutte queste università. Adesso tra un po' ce ne sono in ogni città, perché ci sono dei processi che portano naturalmente a questa cosa. Doveva essere a Lamezia, se ricordate, perché Lamezia aveva l'unico aeroporto calabrese e quindi serviva per i trasferimenti, perché doveva anche far arrivare professori da fuori, dall'estero, eccetera, eccetera. Poi i cosentini, che sono stati molto più avveduti dei politici reggini, a me dispiace dire questo da persona che è nata qui, però è la verità, ma sono passati 49 anni, 50 dall'Università della Calabria, e Cosenza si è arricchita, e io ho tanto rispetto per lo stipendio che lì prendo facendo il mestiere più bello del mondo, ma io lì ho comprato una casa, l'ho pagata a peso d'oro, lì vado dal parrucchiere, lì vado dal merciaio, lì vado da comprare le scarpe, eccetera, eccetera. Lo stesso pacchetto Colombo, peraltro, insomma, Colombo aveva assicurato ai reggini che non avrebbe fatto scegliere qui la sede del capoluogo di regione, perché se vi ricordate la bagarre comincia quando decidono di spostare il capoluogo di regione da Reggio Calabria a Catanzaro. Lui aveva assicurato che si sarebbe deciso a Roma e poi ha tradito questo giuramento. E l'economia gira semplicemente, i reggini l'avevano capito, che togliendo il capoluogo di regione non sarebbero andate più tante persone lì per fare le pratiche di ufficio, i sindaci, i vice sindaci, e non si sarebbero più portati le mogli, i figli a comprare la maglietta, il vestito, le scarpe, il cornetto, la benzina, eccetera, eccetera. L'economia gira semplicemente così. E Reggio Calabria che cosa ha avuto? La provincia di Reggio ha avuto il quinto centro siderurgico quando già il quarto pugliese era in crisi, e poi si è trasformato poi è stato trasformato nella centrale a carbone, poi qui, poi lì, insomma. Però se io vado a Gioia Tauro, se io vado a Rosarno, vedo un degrado assoluto, mi dispiace dover dire questo, ma è la verità. Se io vado a Cosenza
nell'Interland di Cosenza, che è, tocca poi Montalto Fugo, San Vincenzo la Costa, Castro Libero, Orto Matera, tutti i paesi, vedo che c'è la contaminazione innanzitutto della cultura. Sento parlare lì i nostri studenti e i nostri colleghi spagnoli, vietnamiti, africani, egiziani, eccetera. Purtroppo lì non c'è stato, me lo auspico che non sia un ennesimo intervento straordinario che però non porti gli effetti che noi di Reggio Calabria ci aspettavamo, perché credo che ce l'aspettavamo tutti questi effetti quando queste cose sono avvenute. Quindi non possiamo, secondo te non possiamo anticipare un giudizio su questa idea? Ma il giudizio sull'idea può essere buono, però ne abbiamo visti tanti di interventi straordinari del Mezzogiorno. Ma non voglio tornare indietro, ma se io penso all'Unità d'Italia, ma ci ha fatto così bene a noi calabresi l'Unità d'Italia? Non lo so. Se vedo i risultati, io mi sento di dire di no. E soprattutto mi sento di dire in tutta schiettezza che mentre Cavour schierava le truppe nel piano nobile del suo bellissimo palazzo a Via Lagrange, che oggi è la via più chic di Torino, io non credo che lui dicesse voglio l'Unità d'Italia perché voglio i calabresi a fianco a me. Non riesco a pensarlo. Però se voi mi dite che l'ha fatto per averci vicini, sono contenta. Però non ci credo, ecco. Non ci credo. Poi la storia siamo noi, dice la canzone, quindi dipende dal nostro impegno. Il nostro impegno non è sempre tanto, il nostro impegno non è sempre costante. Diciamo le cose, la nostra tenacia, la nostra passione, la nostra voglia di fare le cose. E poi noi siamo dei grandi esperti di bastoni tra le ruote. Diciamocelo che noi calabresi, appena uno ha un'idea, no, non si può fare. Io mi ricordo anche per delle parole, senti, avrei pensato, non si può fare, ma non ti ho detto ancora quello che avrei pensato. E questo è uno sport praticatissimo dei calabresi. Se riusciamo ad uscire da questo individualismo che Guido Piovene ha raccontato così magnificamente, forse ce la facciamo, forse i giovani che non sono abituati. Il mio timore però è che i giovani sono molto assuefatti al mondo che gli abbiamo fatto conoscere noi. E io faccio il mea culpa, perché la mia generazione è quella che ha dato questa svolta in negativo. Lo dico, sì, mi assumo la responsabilità di quello che dico. Vabbè, dice... Non lo so, credo che abbiamo subito anche quello che viene dall'esterno moltissimo, no? Noi siamo un mercato marginale, può essere che siamo stati anche costretti a diventare quello che siamo perché non decidiamo più noi, non siamo più noi la rotta principale. Non vorrei, non per giustificare qualcuno o comunque la ragionerei in modo... Non voglio aver fatto un discorso semplicistico. Però, per esempio, se io compro dei prodotti, dei cibi locali, non sono tutti buoni, è inutile che ce lo neghiamo. Se io compro il prosciutto di Parma, dovunque io lo compri, il prosciutto di Parma è squisito ed è buono all'Italia e all'estero. Se io compro i sottaceti, che li compro dalla segretaria del mio medico, buonissimi, ma se li compro in tanti altri posti, non sempre sono così buoni. Se io compro le olive schiacciate, non sempre è così buona. Anche questa idea del vino calabrese, che se va allo spunto è buona, mi fa sorridere, perché secondo me il vino che va allo spunto vuol dire che non è buono. Cioè noi non ci siamo attestati, è anche vero che il prodotto artigianale, per mantenere uno standard, non è facile che mantenga uno standard. Anche io se mi metto a fare una torta, oggi mi viene bene, domani un po' così così. Però dovremmo essere attenti a studiare tutte le procedure che ci permettono di realizzare un prodotto sempre allo stesso livello qualitativo. Poi la vita è fatta di qualche volo pindarico e le piccole miserie della vita quotidiana, direbbe Balzac, e io la voglio pensare così. Adesso dico una cosa che farà, non vi piacerà. Il volo pindarico per me era il ponte sullo stretto, però, ma lo dico dal 2007, non lo dico da adesso, però so che i pareri sono contrastanti, poi c'è chi dice ma ci serve l'autostrada, ci serve la scuola,
La scuola non ci servono più, per esempio, avete visto, abbiamo fatto le guerre perché non c'erano le scuole, adesso non ci sono più bambini, non ci sono più ragazzi, perché poi c'è la mano regolatrice del mercato che fa anche queste cose. È difficile, però forse il nostro impegno di calabresi non lo abbiamo messo sempre al massimo. Anch'io ho cominciato a fare molto associazionismo, ho fatto la politica, ho nel mio garage a Cirella delle opere che ha fatto un signore, però stanno lì, ho cercato, dico ma troviamo una stanza per metterle, stanno nel mio garage, parli con gli amici, parli con i politici, ma poi a un certo punto, siccome il lavoro ti porta a fare anche altre cose, non... ci vorrebbe una tenacia che deve essere tripla rispetto agli altri posti, perché appena uno ha un'idea, gli altri gliela boicottano. È brutto questo dirsi, ma noi calabresi siamo così. Secondo lei perché siamo così? Secondo te, scusami. Perché siamo stati sempre così. Io lo sono diventata negli ultimi 10 anni perché gli altri hanno fatto così con me. Un retaggio della polis, possiamo dire così, oppure... Non lo so, io sono stata molto collaborativa fino a 10 anni fa. 10 anni fa ho deciso che pratico tutte le opere di misericordia spirituale, tranne due. Non sopporto con pazienza le persone moleste e non perdono le offese. E se posso le restituisco. Quando diventerò santa, parlerò diversamente. Io voglio farvi vedere quell'esperimento, perché quello è molto bello. Te lo faccio vedere adesso. Mi hai anticipato, perfetto, sì. No, perché sennò poi vi annoio. Quindi, però questo è un esperimento a cui io tengo molto, perché è una cosa molto innovativa. Una cosa molto innovativa e ci tengo particolarmente. Intanto, da dove prende l'avvio questa ricerca? Dallo studio del consumatore. Io, come vi ho detto, sono un aziendalista, studio l'analisi del consumatore. Il consumatore è difficilissimo da studiare, perché noi siamo diventati molto, molto volubili, cambiamo gusto. Non so se c'è qualcuno tra di voi che ha... conosce qualcuno che vende costumi da bagno? Lei riconosce qualcuno? Una sua amica? È la cosa più difficile, perché oggi bisogna scegliere i costumi da bagno che noi metteremo tra un anno. Il ciclo della produzione dell'abbigliamento è lunghissimo, e su questo si apre un altro discorso, perché con l'invenzione del fast fashion stiamo facendo del Ghana una grande pattumiera, e ci dovremmo vergognare ogni volta che compriamo vestiti, perché e questa è una cosa però su cui veramente dovremmo riflettere. Dov'è l'esperimento? I tracking, questo qui. Il comportamento del consumatore è un tema su cui ci affanniamo da tanti anni senza essere riusciti a risolverlo, perché il consumatore cambia gusto, cambia intendimenti, cambia luoghi di residenza, cambia tante cose. E allora abbiamo cercato di studiare, ci sono nuovi metodi, una volta si studiavano con le interviste, adesso i questionari non servono più perché le persone sono intanto distratte in questo cambiamento che hanno fatto. Le persone sono distratte, addirittura erano distratte quando stavamo chiusi in casa per via del Covid. Ho mandato dei questionari e invece di essere grati, perché tanto dovevamo star lì buttati sui divani. E allora ci sono nuovi metodi, che sono per esempio il sistema di eye tracking, che è questo che io vi faccio vedere adesso, cioè un sistema elettronico. Questo è un convegno che abbiamo portato in Francia, un sistema elettronico che acchiappa i nostri movimenti oculari, osserva su che cosa, per esempio, di uno scaffale si fissa la nostra attenzione, su che cosa di una etichetta si fissa la nostra attenzione. E allora, è tardi, vado per le spicce. Poi c'è anche un'altra cosa, noi pensiamo di fare degli acquisti razionali, pensiamo di riflettere, posso spendere tanto, posso spendere così, invece entra sempre una componente razionale. Io ho cercato di studiare me stessa, che per quanto sia da bravo capricorno molto oculata, sono anch'io una fashion victim qualche volta e ci casco. O cedo alla gola, nonostante non potessi permettermelo da un punto di vista salutare.
ci sono anche dei comportamenti irrazionali, e allora noi abbiamo studiato anche il packaging che volevo far vedere, abbiamo studiato queste tecniche. Come? Abbiamo preso una bottiglia di olio d'oliva, una qualunque, l'abbiamo divisa in 5 parti. Questi sono i marchi di tutela che conosciamo tutti, con i colori del sistema Pantone. Ecco qui, intanto abbiamo suddiviso un segmento di mercato tra giovani e meno giovani. Passo direttamente all'esperimento, se no vi annoio. Anche perché vorrei, non so, magari i signori vogliono farmi qualche domanda. Questa è una bottiglia di olio, una qualunque, l'abbiamo divisa in 5 zone per vedere che cosa guarda il consumatore di queste 5 zone. E guardate che cosa è venuto di simpatico. Il campione individuato era il 57% di uomini, il 43% di donne. Abbiamo diviso in due gruppi, 18-29 anni e oltre il 30%. Abbiamo fatto anche delle domande, ma quello che mi interessa di farvi vedere è questo, vedete? Questo è un poco le heat map, sono la somma di queste visualizzazioni. Come vedete, i vecchietti come me sono più attenti, hanno guardato qui un po' tutto, il nome, la definizione, il marchio di tutela. I giovani, che sono più digitali, si sono focalizzati molto proprio sul marchio di tutela, perché è una rappresentazione iconica. E questo abbiamo visto, guardate, noi qui non si vede in questa immagine, qui c'è disegnato un vecchio trappeto. I giovani non lo conoscono il vecchio trappeto. Il vecchio trappeto è quello a cui penso io, era un presepe, ce n'è uno ad Antonimina che è bellissimo, tutto di legno, ad acqua, con delle pepe, te lo ricordi? Quello di Tonino mi pare che sia adesso, con questo ruotone, con questi cucchiaioni, è un presepe. I giovani non l'hanno visto adesso, hanno visto i presepi nuovi, i trappeti nuovi, quelli in cui entra le olive, sporche anche, quindi vengono pulite. Molite e basta, non sentite neanche quell'odore bello che sentivo a Cirella, cominciava ad ottobre e si sentiva sparso per tutto il paese questo odore di olive frante. I giovani non lo conoscono e quindi non si possono fermare qui. A questo mi si aggiunge un altro ricordo dell'infanzia, quando cambiarono la pressa di questo vecchio frantoio di famiglia che avevamo noi. Arrivò una pressa di acciaio inossidabile e c'era scritto, me lo ricordo come se fosse adesso l'etichetta, ingegnere Pieralisi. E lo zio, forse qualcuno di voi se lo ricorda, mio zio Cece Attisani, qualcuno di voi se lo ricorda, è stato direttore all'ESAC, lo zio ci diceva, ma lo sapete chi è questo ingegnere Pieralisi? Niente proprio di meno che il papà di Virnalisi. Quindi io ho questo ricordo di questo vecchio frantoio, e allora io che sono Agé, lo guardo questa fotografia del vecchio frantoio, i giovani non la guardano. E quindi sulla etichetta, se vogliamo raggiungere i giovani, dobbiamo pensare a un'etichetta fatta per giovani. Se vogliamo raggiungere i vecchietti, dobbiamo fare un'etichetta che raggiunge i vecchietti. E deve avere i caratteri più grandi, perché io non ci vedo più a leggere le etichette. Quando vado a fare la spesa alle 7 di sera, sono stanca, ho dimenticato gli occhiali da vista, non la leggo l'etichetta. Quindi se vogliamo comunicare, vogliamo raggiungere nella maniera giusta il nostro segmento bersaglio, target, visto che ormai si deve parlare straniero, e dobbiamo fare una comunicazione che sia adatta a questo. E comunque non parliamo più di pubblicità, di propaganda, eccetera, parliamo di comunicazione integrata d'impresa, perché ciascun consumatore è attratto più da una forma di comunicazione che da altre. Allora i giovani seguiranno quello che dicono i social, io no, io cerco altre forme di comunicazione più tradizionali, come è giusto che sia, è normale questo. I giornali, per esempio, prima li compravamo più spesso, adesso li compriamo di meno, le notizie le vediamo in televisione ripetutamente. Quando ero bambinetta io, a Cirella il telegiornale era alle 9 di sera. Poi ci fu la guerra del Kippur
e lo anticiparono alle 8:30 per risparmiare i soldi della luce, ma era alle 9 di sera. Io mi pare che era presidente Saragat, ce lo disse uno che veniva da Roma, poi lo vedemmo in televisione alle 9 di sera. Insomma, il mondo è cambiato nel bene, nel male. Noi speriamo sempre che cambi nel bene. Noi cerchiamo sempre di fare del nostro meglio. Qualche volta non ci riusciamo, qualche volta ci riusciamo. Le piccole miserie della vita quotidiana, come direbbe Balzac. Io credo di aver parlato molto, vorrei... Ti rubo il mestiere? No, vorrei che, non so, magari c'è qualche curiosità. Sì, certo. Allora diamo corso a questi interventi, quindi preparatevi la domandina, bella, piccante. Vincenzo, a te. Io vorrei invitare il nostro organizzatore, nei programmi dovreste scrivere chi sono, che parlano, perché io stasera sono venuto con un argomento, non mi interessa, lo faccio lo stesso. Però la professoressa, proprio in quanto tale, in quanto professoressa, ha reso l'argomento, che siamo andati anche fuori argomento, di altissimo livello e qualità, perché è una professoressa universitaria. E noi professori universitari siamo una casta di illuminati in buona parte, e come tale dobbiamo essere identificati, perché sono pure quelli che non servono, però in generale sì. Allora, professoressa, il mestiere più bello del mondo, Reitano. E poi Reitano a me ricorda Don Raffaele Reitano, non so chi di voi lo ricorda, sono tutti giovanissimi. Era un infermiere di Siderno, anni 50, insomma, che quando doveva fare una puntura era comunque, si lavava, voleva tutto bianco, pulito, era un personaggio, insomma, va bene. Comunque, allora io qua sono preso un appunto perché non era complicato. Allora, per quanto riguarda la sua attuale, recente decennio tendenza, è una cosa comune a molti calabresi. Allora, Borges, per dirsi voglia, vabbè, ha scritto un libro che si chiama Palermo, ambientato in Argentina, e un passo di questo libro dice così: verso il Baldonado si diradava la feccia indigena e la sostituiva quella calabrese, gente con cui nessuno voleva avere a che fare per la sua pericolosa buona memoria nel serbare rancore, per le sue pugnalate traditrici a lunga scadenza. Quindi, diciamo, questa voglia di punire, di vendetta, è comune ai calabresi. Quindi a lei è affiorata negli ultimi 10 anni, ma c'è in chi si estrinse che prima. Comunque. Sarà stata recuperata dal DNA, lei che dice? Si è rivelata dopo. Allora, per quanto riguarda la scirubetta, perché lei ha introdotto varie cose, la scirubetta è una cosa molto interessante. Allora, la scirubetta per eccellenza è quella che si fa con la neve fresca e il mosto cotto. A Cosenza la fanno col miele di fichi. Sì, ma poi ci sono una variante, e la granita, che è un'altra cosa, perché la granita si fa col ghiaccio che deve essere grattato e poi si aggiunge dentro il limone o quello che si vuole. Quindi ci metta col mosto cotto. È una cosa che non si fa più perché la neve fresca non interessa più a nessuno, nessuno nota la neve fresca, insomma, ecco. Però si faceva questo, noi partivamo da ragazzi, andavamo a Canolo nel mese di febbraio, che è il mese delle nevicate, il mese più freddo, andavamo lì con una bottiglietta di mosto cotto e ci facevamo lo scirpetto. Poi per quanto riguarda... può mettere la foto? Scusi. Lei ha accennato anche a quella specie di farmaci che vengono chiamati integratori. Allora, ormai si usa dire bugie a tutti i livelli. Lo dice il Presidente del Consiglio, normalmente dice bugie, insomma, no? Io lo dico ai senatori, ai ministri, a scendere tutti.
Allora, gli integratori, va bene, è una pubblicità ingannevole. Pubblicità ingannevole, perché già il nome, avete studiato bene, integratore, quindi tutta una fascia di persone isteriche che dicono io sono contro i farmaci. Ecco, chi sono integratori? C'è la parola, è rassicurante. Ancora, se voi andate a leggere in qualsiasi integratore, foglietto cosiddetto illustrativo, in genere molto breve perché tanto non c'è niente da dire, c'è però sempre, si chiama Bugiardino. Sì, c'è sempre questa frase riportata: si raccomanda non assumere prodotto nella quantità superiore a quella indicata, in modo che chi lo assume dice ma è una cosa che fa effetto, non fa niente, non fa niente. Però sta frase la ripetono tutti, quindi la bugia ce l'abbiamo in campo medico, sì, ce l'abbiamo nella pubblicità medica, in cui vengono prospettate delle cure che io chiamo, va bene, stregonerie, va bene, però vengono prospettate continuamente, e anche nell'alimentare ovviamente, perché c'è la licenza di essere bugiardi oggi, e anche nella filiera agroalimentare, nel proporre i prodotti. Mi scusi, io la interrompo. Rifletto da un po' di tempo, ma poi non ho avuto modo di studiare questa cosa. Io faccio parte della generazione che è cresciuta ed è stata allevata con la pastina glutinata, che costava di più di quella normale. Adesso il glutine fa male e si toglie e costa di più di quello che è il glutine. Allora io mi chiedo, che cosa è cambiato nella razza caucasica? Perché noi siamo la razza caucasica, per cui nell'arco di 50 anni a me, tutto sommato mi pare che mi ha fatto bene, ma insomma non voglio sembrare la pastina agglutinata, e costava di più. Adesso fa bene senza e comunque costa di più. Ma me lo sono chiesto, non sono riuscita a trovare la risposta perché non ho approfondito dal punto di vista... Allora, il cambiamento che io vedo è l'aumento dell'isteria collettiva. Oggi forse più del 50% delle persone, non ho il numero preciso, ha l'intolleranza alimentare, che è una cosa che non esiste e che comporta grandi vantaggi economici per chi la va a trattare e tutto il resto. Cioè, intolleranza alimentare può essere uno, non 100, non 1000. Però tutto si diventa intollerante, anche all'acqua. Cioè, io conosco persone che hanno l'intolleranza alimentare ai carboidrati. Non mangiano pasta, non mangiano pane, non mangiano quello che c'è dove ci sono carboidrati compressi. Intolleranza. Non esiste. E questo, siamo nel mondo delle bugie. Mi chiedo se siamo abbiamo ma avuto... controlla il controllore, questo è il problema. Abbiamo avuto, mi viene in mente l'alcol. Noi facciamo parte della generazione che le sbucciature alle ginocchia te le curavano con l'alcol, e più ti bruciava l'alcol e più ti va bene, ti dicevano. Adesso chi si sogna di mettere sulle ginocchia di un bambino l'alcol e di torturarlo con l'alcol? Perché era una tortura l'alcol. Allora chi sbagliava? Chi ha detto che l'alcol disinfetta? Prima ha detto che disinfetta, adesso dice che non va bene. Ma l'alcol è una tintura di iodio che brucia pure, sicuramente disinfettano. Però oggi ci vogliono dei prodotti che non fanno male. Ecco, l'altra ipocrisia, no? Che non provocano dolore. La terapia del dolore. È un'altra invenzione, vabbè, non provocano dolore, e quindi ci sono sostanze che si mettono, disinfettano senza bruciore. E hanno effetto, non è che non hanno effetto, almeno sicuramente alcuni di questi effetti ce l'hanno. Sì, io chiudo questa cosa per dare lo spazio agli altri, però quello che volevo dire io è che viviamo nel mondo della bugia, una bugia accettata da tutti, cioè ci siamo autosuggestioniamo con le bugie. Perché è praticata molto. Ma è diffusa, diffusissima. Ha risposto? Devi rispondere? No, io vi ho proiettato questa bottiglia di olio d'oliva spagnolo, perché gli spagnoli sono bravissimi, sembra una bottiglia di profumo, è raffinatissimo, e in Spagna questo la vendono 20-30 euro. Un litro di olio extravergine, il Picual, che a me non è che piacesse più di tanto, perché pizzica, secondo me l'olio che pizzica ha un tasso di acidità un pochino alto, secondo la mia esperienza.
un litro 60 euro confezionato in quattro bottiglie diverse, quattro bottigliette da 250 cc, 60 euro. E questa è, ecco, anche questo forse ci manca nei prodotti agroalimentari, l'eleganza del pacchetto, sembra un profumo. Natale. Buonasera. Io sono ingegnere della qualità, cioè mi interesso di qualità e quindi posso capire che la tracciabilità è uno degli elementi più importanti, ma prima di questa disciplina che lei ha questa sera portato alla luce, così ha diffuso, no? Prima di questo, a mio avviso, andrebbe riportato invece un'analisi sull'elemento, cioè sulla materia prima. La materia prima che noi utilizziamo e come la trattiamo probabilmente non è esauriente rispetto alle qualità che effettivamente dovevano essere definite. La standardizzazione di cui ha parlato è fondamentale. E questo è il processo, secondo me, che ha dovuto essere. Faccio un esempio. L'esempio è questo. Per esempio, noi abbiamo un'eccellenza fondamentale che è il bergamotto, che non esiste in nessun posto al mondo come qualità. Oppure abbiamo la glicerizza grappa, la liquirizia, che anch'essa è un'eccellenza. Però non sappiamo trattarla. Perché? Perché probabilmente i benefici di questo frutto o di questo vegetale, meglio ancora, e quindi andiamo alla radice, all'unicità del prodotto, sono importantissimi nello studio. Noi trascuriamo, per esempio, la parte delle radici o dei rami del bergamotto, dal quale ricavare, secondo un processo l'alcol, oltre naturalmente sfruttiamo soltanto il frutto. Il frutto è l'olio ricavato dal frutto a freddo oppure per distillazione a caldo, ma non ricaviamo, cioè, l'essenza del vegetale nella sua originalità, nella sua entità totale, il quale è quello che dà il beneficio. Quindi sostanzialmente trascuriamo i rami, trascuriamo le radici, e prendiamo soltanto una parte del vegetale. Questa era l'antica medicina che permetteva, medicina, ok, come un essere identificativo che è qualitativo. Ora, per tutte le nostre qualità nella nostra regione, occorrerebbe andare proprio alla radice per decodificare, per mettere un codice per ogni prodotto, in maniera tale che quello è il vero modo, processo, oltre che il vero processo e il vero risultato da ottenere. Questa era la mia intenzione, cioè rivoluzionare completamente l'analisi fatta fino a questo momento per dare l'effettiva qualità dell'unicità del prodotto. Cioè lei dice che si potrebbero sfruttare altre cose che non sono sfruttate. Certo, studiando qualunque cosa si possono trovare nuovi utilizzi. Il bergamotto peraltro non ha una storia recente, perché Napoleone Bonaparte, quando commissionò ai fratelli Rancé un profumo per la sua tanto amata quanto cornuta, dicono le biografie, Josephine, il profumo si chiama appunto Josephine, i fratelli Rancé misero in questo profumo l'estratto di bergamotto. E allora lei evidenzia una carenza della ricerca di base. Questo dovrebbero essere i chimici, i miei colleghi di farmacia che studiano gli aspetti più tecnici. Io sono d'accordo con lei che con uno studio approfondito
si possono inventare tante cose nuove. D'altronde noi abbiamo oggi delle cose che prima non esistevano. Mi ricordo un'azienda di calzature che c'era a Cosenza, aveva inventato la pelle di pesce, mi dispiace però per i pesci, ma con una ricerca approfondita si possono inventare tante cose. Noi nelle nostre case abbiamo oggetti che prima non esistevano. E allora dobbiamo pensare anche a un'altra cosa, dobbiamo pensare allo sviluppo della ricerca di base. Ma ci sono prodotti, io mangio la portulaca, e si stupiscono le persone che io faccia l'insalata di portulaca, io la trovo così buona. Mi pare che qualcuno dica anche che abbia dei poteri curativi di talune malattie che non ricordo, io la mangio perché è buona. Così come mi viene il pensiero che il frutto del filodendron possa avere delle qualità curative, però non so se è stato studiato, perché ho visto che sta facendo il frutto. Il sapore è ottimo, sembra frutto di tipo banana, un frutto esotico. Magari ha delle proprietà curative. Il bergamotto è adesso noto, ma non ho approfondito questo dal punto di vista chimico, farmaceutico, che pare che combatta il colesterolo. Altre domande? Curiosità? Sì, approfittiamo. No, volevo dire soltanto una cosa, che per quanto riguarda il bergamotto, la portulaca e quant'altro, che in Sicilia la chiamiamo l'andraca. Sì, pure l'andraca, però dico qua non so se la chiamo diversamente. Sì. Ne parleremo giorno 2 agosto con Sandra Ianni, e sarà una delle nostre serate dedicate al cibo, così come avremo una serata dedicata ai viaggi di Lear. Volevo chiederle, dottoressa, adesso guardando, no, nuove forme di comunicazione, le nuove forme di avvicinamento alla popolazione al negozio, si stanno realizzando i cosiddetti pump up, che sono praticamente degli slogan che vengono fatti per le vie della città in modo tale da trascinare il passante nel negozio esposto per un determinato prodotto. Questa è una cosa molto recente, racconto un piccolo episodio. Lei ha mai visto un bagnino a Piazza San Babila? Un bagnino a Piazza San Babila? Un bagnino di quelli che sta a fare il salvataggio? Sì, un bagnino, no, davanti alla fontana di San Babila. Benissimo, il bagnino davanti alla piazza di San Babila a Milano, davanti alla fontana, arriva con uno spray abbronzante, dice: tu la usi la crema solare? No. Ok, vieni, ti faccio vedere io qual è l'utilità della crema solare, e lo porta nel negozio. In questo negozio non solo trovi tutte le gondole con le varie tipologie di creme solari, esposte ovviamente in ordine per colore, perché sappiamo che l'occhio vuole anche la sua parte, no? Ci sono i vari jingle che girano, le varie canzoncini, jingle che girano per il negozio, un biliardino, della sabbia e lo screening per la pelle. Nell'arco di una giornata, questo negozio, attraverso questo pump up, ha fatturato 9.500 euro. Cosa ne pensa di questa forma di marketing? Guardi, di forme di comunicazione innovativa negli ultimi 20-30 anni che ho insegnato comunicazione ne ho viste tantissime. Alcune attirano perché la gente ha del tempo da perdere, e vabbè, non c'è niente di male. Alcune attirano proprio per la novità. La curiosità verso una forma di comunicazione, verso la pubblicità nelle diverse forme, come il merchandising, soprattutto per l'acquisto d'impulso è importante. Ma in quasi tutti i negozi, arriviamo pure nelle farmacie adesso, le farmacie si sono trasformate, sembrano i supermercati, non hanno più quello smalto del luogo della conoscenza della medicina.
arrivi là, mentre fai la fila, vedi, è scomparso Rouge, per esempio. Rouge ha avuto un grande successo perché costava poco. Adesso non la vedo più nelle farmacie, non so se mi sono distratta io. E questi servono tutti per fare scattare l'acquisto d'impulso. Poi c'è anche da dire che una volta che sei entrato in questo negozio, una volta che hai dato retta, insomma, secondo me te lo compri. Io non partecipo perché poi mi sento coinvolta e compro anche una cosa che non mi piace. È un poco come il marketing multilevel, come le amiche vengono a casa e ti impingono, si dice a Cosenza, me l'han pinta, il detersivo piuttosto che la camicia da notte, eccetera. Però non durano a lungo, perché poi la rete di conoscenze personali finisce, Stanom, Avon, non ho niente di male contro queste. Sono tutte forme diverse che attirano volta per volta le persone, perché quello che muove le persone è la curiosità. Come diceva Voltaire, il novo fert animus, l'animo propende sempre verso il nuovo, poi ci abituiamo a quello e non ci piace più. Poi a San Babil arriva, ho visto la grande polemica di questi giorni, mi pare sia Elodie, ha fatto un video con tutti a mollo in San Babil, che non so come gliel'ha permesso la sovrintendenza. Io su queste cose sono piuttosto rigida perché non mi piacciono. Però sulla forma della comunicazione ce ne sono tante, ce ne sono nuove, alcune attirano più di altre. L'ultima volta che sono andata a Capri si vedeva solo la pubblicità di questi orologi Capri, non so se ve li ricordate, molto colorati, con tanti strass. Adesso sono passati di moda e le aziende cercano di sfruttare l'attimo. Però c'è anche da dire che in altri paesi ci sono state politiche governative, secondo me, migliori delle nostre. Io sono andata in Portogallo 25-30 anni fa e lungo le strade c'erano degli striscioni che dicevano non si può vivere senza il commercio tradizionale, perché se io voglio far divertire i bambini, perché a casa mi distruggono la casa, li porto alla gru. Ma se io voglio comprare mezzo litro di latte alla gru, non ci voglio andare per mezzo litro di latte. E quando c'era il Covid mi ha fatto molto comodo il negozietto che era all'angolo, che mi portava la merce, me la lasciava dietro il portone, io aprivo quando questo se n'era andato. I piccoli non possono resistere a una pressione fiscale così alta, non ce la possono fare. Poi è impegnativo un negozio, poi quando gli articoli sono tanti è ancora più impegnativo. Secondo me il nostro governo dovrebbe anche tutelare il commercio di prossimità, diciamo, chiamiamolo così, e non lo fa. Ma una famiglia, solitamente con un negozietto vivevano due famiglie, magari due fratelli. Adesso con una pressione fiscale così alta, con una concorrenza così alta, ma riflettete, i negozi si stanno sviluppando perché c'è una grande solitudine. La domenica pomeriggio si passava a giocare con i cugini una volta, adesso le famiglie sono sfracellate, litigano tutti per un garage di 4 metri quadri, e quindi dove si portano i bambini, dove vanno i ragazzi? Al centro commerciale. Sono tutti lì e poi lì perdono tempo. Adesso ci vanno perché c'è l'aria condizionata di questi tempi. Sono cambiate tante cose negli ultimi 40 anni e tutto si ripercuote sul commercio. Teresa, a te. Volevo chiederle, però, sì. Il fatto della pubblicità ingannevole è molto diffuso, come la si combatte a livello legislativo? Allora, c'è il giurì di autodisciplina, il giurì ha dei codici ben precisi. Certo, poi sa, non bisogna offendere il comune senso del pudore. Qual è oggi il comune senso del pudore? Io mi ricordo, non mi ricordo se era la pubblicità dell'Amaro Cora o del Rosso Antico Bouton, questi erano i liquori che c'erano negli anni 60. Si vedeva questa famiglia classica, la donna fa la casalinga, l'uomo lavora. Alla sera l'uomo ritorna a casa, e bussa e la moglie gli apre la porta. Si capisce che lo bacia, ma non si deve vedere, perché il comune senso del pudore allora era questo, perché è più bassa secondo lo standard, che poi non è vero nella realtà, e si solleva un po' in punta di piedi per baciare quest'uomo. Questo era il comune senso del pudore allora. Oggi, non lo so, c'è ancora il comune senso del pudore? A me sembra che ci sia. Capisco che sono un po' âgé. Ormai si vedono delle cose terribili in televisione. C'è il giurì di autodisciplina. Per esempio, io lo dico tranquillamente, boh, forse questo non vi piace neanche, c'è stata sulla Calabria una pubblicità vergognosa.
Io non lo so perché non ho scritto al giurì di autodisciplina. La pubblicità che ha fatto la giunta Loiero, io non faccio i nomi, faccio i cognomi, e che affidò per un banco di soldi a Oliverio Toscani, che di suo è di una volgarità che fa schifo, parla con una volgarità che hanno solitamente le persone che arrivano a una certa età e perdono i freni inibitori, come fa la signora Vanoni, che l'abbiamo conosciuta come una grande cantante e adesso non fa altro che dirci: gliel'ho data, gliela volevo dare, non gliel'ho data, mi sono pentita. Vabbè, la vecchiaia ha capito questo, però io avrei preferito ricordarla come una grande cantante. Quell'anno, Loiero, perché ogni anno fanno la pubblicità sulla Calabria, se ve la ricordate, forse ce l'ho qui sulla pennetta, ma non lo so, fece questa pubblicità: sì, siamo calabresi, siamo gli ultimi della classe, sì, siamo inaffidabili, sì, siamo... non ve la ricordate? Mannaggia, come avete fatto? Io ogni volta che... L'abbiamo rimossa. Vediamo se ce l'ho. Ma vi faccio stare qui molto tempo. Con piacere, prego. Si scrive a giurì. E bisogna rispettare le regole, se voi ci avete fatto caso. Chiunque può scrivere a giurì. Sì, anche se anche lì, rispetto alla domanda che mi ha fatto lui prima, non credo che il giurì ascolti con la stessa attenzione... no, non credo. Non credo che il giurì... Prendo la mia pennetta, forse ce l'ho perché la tratto ai miei studenti. Ci sono delle pubblicità orrende, alcune sono state cancellate proprio perché offendono le religioni, offendono le differenze, le disabilità. Allora, alcune sono cancellate, altre sono, se nessuno scrive, nessuno fa niente. Le volevo chiedere, vediamo se la trovo. No, in merito a quello, anche a quello che ha detto Teresa qui, ma il giurì, no? da quanti elementi è composto questo giurì? Ah, questo non glielo so dire. Ma il giurì però, voglio dire, visualizza le pubblicità oppure... Il giudizio lo dà in maniera velleitaria. No, deve essere qualcuno che protesta. Ah, quindi il giurì non fa nulla. Il giurì non fa nulla. Fino a che qualcuno non dice. Perché la pubblicità in Italia è semplicemente vergognosa. La pubblicità televisiva è semplicemente vergognosa. Alcune fanno veramente schifo. Intanto ci sono degli ammiccamenti sessuali in quasi il 70-80% delle pubblicità. Poi c'è un uso indiscriminato dei minori che vengono usati come saltimbanchi, come burattini, come burattini. Questi bambini vengono utilizzati come scimmiette ammaestrate. Cioè, ma questo giurì, secondo me, è composto da persone completamente incompetenti oppure cieche. Per quanto riguarda quello che diceva il professore prima, sui farmaci, cioè su questi farmaci miracolosi, c'è una pubblicità che avrete sicuramente visto, praticamente lo stesso principio attivo guarisce ogni malattia, ha delle proprietà taumaturgiche, guarisce il mal di testa, la sinusite, i disturbi mestruali, i disturbi dovuti al stress. Cioè, ci deve essere qualcuno che intervenga in questo aspetto. Per i farmaci c'è l'AIFA, che è l'ente supremo. Per la comunicazione, se non si fa... se non si fa una protesta, segnalazione. Si deve fare una segnalazione, è responsabile l'azienda. E l'azienda, per esempio la Bayer, ha fatto una bellissima pubblicità, questa forse ve la trovo, eccola qui, questa è la pubblicità della Bayer, scienza per una vita migliore, e poi ne ha fatta un'altra quando ha deciso di non produrre più
il farmaco letale per i condannati a morte, che mi fa orrore dire questa cosa, mi fa orrore, ha fatto un'altra pubblicità. Noi lavoriamo per la vita, non per la morte. Queste sono pubblicità degne del nome di pubblicità. Poi sono d'accordo con lei, si vedono delle cose orrende, ma perché la televisione, come qualunque processo che da elitario diventa di massa, perde livello qualitativo. È brutto a dirsi, ma è così. È brutto a dirsi, ma è così. Forse trovo anche quella adesso che qui ho le mie lezioni. Il giurì interviene se viene segnalata, se non viene segnalata non interviene. E se la segnalo io la guarda. E questo non glielo so dire. Questo non glielo so dire. Vediamo se c'è qui. No, peraltro ci sono pubblicità che sono delle opere d'arte. Se vi ricordate negli anni Ottanta c'erano pubblicità che avevano fatto Fellini, Zeffirelli. E vediamo se ce l'ho qui, non lo so. Date. Queste di oggi sono indecenti. Un gelato per lui, un gelato per lei. No, non è questa. Guardate che carina questa della gomma da masticare. Negli anni 50, quando è arrivata in Italia, bisognava spiegare che cos'è la gomma da masticare. Oggi nessuno si sogna di spiegare cos'è la gomma da masticare. Vediamo se trovo questa orrenda. Forse ce l'ho. Questa è una bella pubblicità, questa, se ve la ricordate, ha scatenato l'ira di Dio quando c'era la compagnia di bandiera, perché la compagnia di bandiera non doveva essere decorata come un bacio perugina, però era una bellissima pubblicità, un aereo così, vederlo all'aeroporto, chiaramente faceva la tratta Roma-New York, era di un impatto fantastico, eppure questa, per lo spirito degli italiani di essere bastoni tra le ruote, ha scatenato una grande pubblicità, perché la compagnia di bandiera non poteva portare, che poi era bello, baci dall'Italia, baci dall'Italia, baci da Regina. Questi purtroppo entrano in gioco diverse considerazioni che... Questa è una pubblicità sull'uovo già bollito, l'avete visto nei supermercati? E chi compra un uovo già bollito? Che ci vuole a bollire un uovo? Non l'abbiamo proprio visto, questo è un fallimento di prodotti. Che ci vuole a bollire un uovo e a sbucciarlo? E questo è finito nel nulla. Vediamo se trovo quella. Un'altra pubblicità orrenda, ma ve la faccio vedere, quella devo averla se, tra le cose dei miei... File di Egit. Forse ce l'ho qui, vediamo. Se non c'è qui, non c'è. Questa è una pubblicità orribile. Orribile. No, quella di Oliviero Toscani non la trovo, ma questa c'è. L'ho voluta togliere pure dalle mie cose. Però per esempio allora, neanche con l'aggiunta lo iero, nessuno ha protestato per questa cosa. Sì, siamo terroni, sì, siamo inaffidabili, sì, siamo gli ultimi della classe, insomma sei cose orribili. Per esempio questa è una orrenda pubblicità, ve la faccio ingrandire. Non si ingrandisce? Sì, quello centrale, il centrale. Ecco qua. Ecco qui. Questa è una pubblicità che secondo me dovrebbe essere segnalata e cancellata. È un asino. È un cavallo. Ma secondo voi, io l'ho trovata all'arrivo all'aeroporto di Torino, ma secondo voi io andrò mai al castello di Rivoli? Ma neanche se mi pesano. E questa è un'altra porcheria che fa questi artisti moderni che fanno le installazioni, che io ho la cantina piena di installazioni. C'è il coccodrillo anche in un altro posto. Questo è Cattelan.
Allora, la pubblicità mi deve convincere, qual è la finalità di una pubblicità secondo i sacri testi? L'informazione e poi la persuasione che quel prodotto è migliore. Io dovrei andare a vedere questa porcheria qua. Chiaramente è un fantoccio, non è un cavallo vero. Ma siamo sicuri che se dei ragazzini vedono questa cosa non la ripetono? Siamo sicuri che non la ripetono? Questa dovrebbe essere cancellata, per esempio questa qui. La responsabilità è dell'Unicredit, della città di Torino, della città di Rivoli. Questo, per questo si dovrebbero vergognare. Io comunque non ci vado. Quindi questa è una pubblicità fallita. Mi dispiace che non trovo quella sulla Calabria. C'è la rete qui. Se c'è la rete la trovo in rete. C'è la rete? No, la rete non l'abbiamo. Va bene. Però se non ve la ricordate, io la trovo indimenticabile quella pubblicità. Veramente orrenda. Allora, chi doveva intervenire? Chi aveva chiesto di intervenire? Allora, vuoi una seconda? Vabbè, allora, visto che sei tu, però, diamo la possibilità agli altri. Ma se non c'è nessun altro, allora... Non c'è nessuno. Allora, tu sei l'ultima, con l'ultima domanda. In una pubblicità la componente emotiva... c'entra, vero? E come valutata, come quanto è considerata, non so, colori, ricordi, percezione. È considerata molto, perché è la cosa che deve acchiappare la nostra attenzione e farci fermare. Guardi lì, per esempio, è tempo di Capri, questo è l'orologio che quell'anno prima del Covid era sviluppatissima. Per esempio l'orologio è uno dei prodotti che ha il maggiore simbolismo. C'è un'altra pubblicità, non mi ricordo di quale azienda, l'orologio non si compra, si tramanda. E infatti gli orologi si tramandano al figlio più grande, al nipote più grande, via dicendo. L'emozione conta tantissimo, tantissimo. La pubblicità è un sogno a volte. È come il cinema, noi cosa andiamo a fare al cinema? Andiamo a vedere... a sognare, come compriamo, come leggiamo un romanzo. E c'era un prodotto che era pubblicizzato così, per pochi, non per tutti, ma non è una contraddizione in termini? Eccola, sono... qui, l'ho trovata. Ah. Per pochi ma non per tutti, perché vuol dire che si vuole mandare il messaggio che è un prodotto elitario. Non è un prodotto di massa. Sì, certo, ma lo si manda a tutti. Lo si manda a tutti, così tutti quelli che lo comprano pensano di far parte dell'elite. No, è efficace, è efficace come? Perché tutti siamo coglioni. Perché... Poi, bravo, poi noi siamo un poco curiosi, perché lei pensi, magari noi siamo la generazione di le borse di Blue Marine, per esempio, no? Le ragazze adesso vogliono invece Michael Kors, mia figlia è della generazione di Hello Kitty. Hello Kitty è stato un fenomeno nel campo della... Ha prodotto di tutto, le vaschette di gelato, le poltrone, le 500, i prodotti per i capelli, un po' quello che aveva fatto la signora Ferragni. Poi ha fatto quella fine così, non credo per caso. Noi per esempio, se siamo la generazione di Blue Marine, mi viene in mente perché ho comprato qui una borsa Blue Marine molto bella. Noi ci piacciono le borse di Blue Marine. Se io vado a comprarla con un'amica, lei va a comprarla con un'amica, non compra mica lo stesso modello, compra lo stesso brand, ma lo stesso modello no, perché il brand ci accomuna, perché all'interno di un certo gruppo, un po' il discorso delle tribù, come gli Harley Davidson, gli alfisti, quelli che amano l'Alfa e basta, oppure quelli che amano, no, io avrò solo una Volkswagen, oppure quelli che avevano solo il Maggiolino, che è anche un'altra macchina che è rimasta nel nostro immaginario collettivo. La pubblicità orrenda che ha fatto la giunta lo ieri è questa: i peggiori, sì, siamo calabresi, e io ancora mi indigno perché abbiamo dato tanti soldi a quel cafone di Oliviero Toscani, perché è un cafone, usa un linguaggio da cafone, non da artista. Questa era una. Questa è, non la vedete bene? Sì, si vede? Sì, forse. Se faccio F5 si allarga, no? No, va bene, dai. Poi ha fatto quest'altra. Carini, bei ragazzi, belli, con la camicia bianca, potrebbero essere i nostri figli, i nostri nipoti. Gli ultimi saranno i primi, Regione Calabria.
Questa è la pubblicità istituzionale, perché poi stiamo attenti, la pubblicità istituzionale è una cosa, la pubblicità commerciale è un'altra. La pubblicità che fa la Regione Calabria è diversa dalla pubblicità che fa l'azienda Pinco Panco. Inaffidabili? Sì, siamo calabresi. Gli ultimi della classe? Sì, siamo calabresi. Incivili? Sì, siamo calabresi. E queste cose mi indignano. Come è saltato in testa alla Regione Calabria di dare soldi agli ulivi toscani? Dice, ma sa, questo, ma secondo voi sono venuti più turisti quell'estate? A me non sembra. Ricordate un'estate piena di turisti durante la giunta Loiero? A me non sembra. Adesso non so se quest'anno l'hanno fatta la campagna. Consulteremo le statistiche. Ma lei viene da ridere? Ma io sono incivile, io non mi sento incivile. Sono terrona, sì, perché vengo dalla terra. L'unica cosa che mi piace è terrona, sì, vengo dalla terra, orgogliosamente. Non è un problema. Allora, però guardi che lo scopo della pubblicità è la persuasione. Le aziende investono del denaro e ne investono molto, perché alla fine dei conti noi compriamo quel prodotto, è inutile che ce lo nascondiamo. Io ho sempre qualche studente, Aurelio è qui che mi può confermare, che mi dice no, io non ci casco con la pubblicità, ci caschiamo tutti, ci casco io per prima che la compro. L'avete comprato il nuovo Magnum? Ogni anno il Magnum ci propone un nuovo gusto e lo assaggiamo, è inutile che ce lo nascondiamo, così come siamo sensibili. Il gelato. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, rispondo io ad una domanda che mi è stata fatta dal professor Albanese. Allora, noi dal 27 di luglio al 2 di agosto somministriamo panini per la mente, e quando qualcuno legge 7 libri per 7 sere sa dove andare a nutrirsi, almeno per 7 sere, e anche in maniera gratuita. Se invece preferiamo fritture, oppure frittelline, panini imbottiti, non dobbiamo venire qua, anzi da qua dobbiamo stare lontani. Quindi 7 libri per 7 sere è un marchio di garanzia. Chi interviene a 7 libri per 7 sere ha qualcosa da dire, oltre a saperla dire. Quindi sì, tu leggi manifesto e stasera una, e gli altri giorni, no, non è una strana coincidenza. Quindi il marchio di fabbrica 7 libri per 7 sere. No, lo devono riconoscere gli altri. Tu, per esempio, hai dimostrato di averlo riconosciuto, no? E dici, ma come? Così, sottovoce le grandi verità. Spero di aver risposto, però. E comunque, io devo ringraziare il nostro Rocco e soprattutto Antonella, perché siamo entrati in un mondo dove si sono aperte parecchie finestre dentro la nostra mente e qualcosina si comincia a muovere. Chiaramente si è fatta mezzanotte, 10 minuti a mezzanotte. Vi auguro buonanotte, e però ci vediamo domani con chi? Vincenzo, ti ricordo con chi? Chi se lo ricorda? Con te e Santo Gioffre, e domani sarà un romanzo, però un romanzo di sostanza. Buonanotte a tutti, eh. A domani.